Gloria a te, oh Signore. Gloria a te, oh Signore.
Scattata dai costruttori e di denuncia.
Il primo giorno della settimana, Maria Zacca si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto. Pietro allora uscì insieme ad altri discepoli e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i piedi posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i piedi posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i piedi, ma avvolto in un luogo pari. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere tra i morti. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Nel tempo quaresimale più volte mi è piaciuto soffermarmi personalmente su una poesia, su un canto di Davide Maria di Lorno, su un canto che lui scriveva in preparazione alla morte. Così scriveva il padre dei Segni di Maria. Ma quando la morte passerà la vita, sento già che dovrò tante ragioni, Signore, e come un punto sarà nella memoria questo male di giorno. Allora avrò capito come bene gli avvisati della sera e quando bruciava spargevi con delicate mani la notte nei prati, non visto. Mi ricorderò di Michele che un giorno avevi fatto nascere sul muro di un cardine e sarà come un albero immenso a coprire le cieli. Allora riunirò la dolcezza degli spiriti malintini, per cui tanta malinconia sentì ad ogni incontro con la luce. Allora sarò la pazienza con cui mi attendevi a quanto mi preparavi con amore alle nozze. La bellezza di questo canto nasce da una fede profonda. Non basta solo saper dire le parole giuste, ma come la musica ha un suo trascendente se ti coinvolge. Così è la preghiera. Il Signore ci prepara alla nozze e noi gli daremo ragione, perché riscopriamo che nella Pasqua ci attende un amore vero. Lo abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. L'ideale del cristiano è l'incontro con colui che ama l'umanità. Sempre San Paolo scrive: fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate questo stesso, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù,
ci coinvolge, ci compromette, non convive, cioè non sta con l'altro finché gli conviene, ma scommette tutto su di noi, al punto di scegliere di morire in amore per l'uomo e nello stesso tempo apre la porta a colui che lo ama. Chi ha Gesù? Chi ha quella vera passione di vivere ciò che rende la nostra stessa vita una passione a te? Colui che vuole, colui che è come Maria di Magdala, va alla discepola a portare la luce, colui che come discepoli, Pietro e Giovanni, fanno la sua porta. E come ci suggerisce la tradizione popolare, e lo si riporta nella profonda, colui che come l'Apostolo Giovanni va in piedi per tre volte a portare a Maria l'annuncio che il figlio è risorto. Una corsa della fede muove i nostri passi, mossi dalla gioia di aver incontrato Cristo, di aver ritrovato un senso alla vita. In scuola di comunità quest'anno abbiamo discusso sul tema della solitudine e fede e mi colpì un'espressione di Deschardin. Così scriveva la Bibbia: il pericolo maggiore che possa tremare la vita oggi non è una catastrofe che venga da di fuori, una catastrofe stellare, non è nella fame, nella peste, e invece quella malattia spirituale, la più terribile, perché il più direttamente umano tra i facenti, che è la perdita del gusto di vivere. Dio nella risurrezione del Figlio offre a noi il gusto di vivere. In questo tempo mi ha fatto riflettere sia il testamento del primo medico cinese che aveva indito il dramma del proprio gusto e l'esultanza quel prete Corvelino, ultra novantenne, che alza il braccio in segno di vittoria di fronte alla morte. Siamo in attesa dell'alleluia a cantare in cielo. Solo il primo mistero può divinizzare la nostra miseria umana. Solo Cristo risorto dà un senso alla vita che va oltre alla miseria di questo mondo, che è cenere alla cenere e polvere alla polvere. Pasqua è la festa della liberazione, della libertà, del dono di essere uomo, che compiono non una strada, ma un cammino, una via. Come scriveva Jean Perrault, il libro La strada, si cerca sempre, e l'uomo vive appunto una solitudine, e perché è sempre alla ricerca. Le strade del mondo sono tante, ma la via è unica. Santa Madre Teresa di Calcutta diceva così: quando non potrai camminare veloce, cammini; quando non potrai camminare, usa il bastone, però non trattenerti mai. Non perdere mai di vista l'ideale del Signore. Chi ci accompagna in questo viaggio? Abbiamo il dono dei santi, di coloro che hanno vissuto l'esperienza dell'incontro con Cristo. Un proverbio affermato insieme: il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la strada. Abbiamo assistito e viviamo tuttora in silenzio, in tutti i modi, al dramma della morte di tanti vecchi, anziani e disabili, uomini e donne considerati lo stato di questa società, ma pietra angolare nelle vie cieche. Come diceva il medico cinese citato prima, anche se stanno morendo, mi guardano sempre negli occhi con la speranza di vita. Che questa occasione divenga carità e loro, da protagonisti, contro la proposta dell'eutanasia, perché l'uomo è un valore, altrimenti, come vi dicevo,
saremo come quei bambini di Siano, che godono solo in quell'istante di aprire l'uovo di Pasqua, vedere la sua presa ed aspettare la madre. Ora siamo qui, in attesa di riscoprire nel dono della primavera della vita la gioia di essere amati innanzitutto da una madre. Il mio sguardo si sofferma sulla gioia della nuova primavera della vita e diventa sempre più attuale quello che diceva il Giussano: nessuna mamma mette al mondo un figlio se non avesse la speranza di un futuro migliore. Cosa ci sta insegnando questo momento storico del coronavirus, se non quello che c'è una solitudine interiore che esce fuori? Abbiamo bisogno di una vera libertà che riscopriamo nel dono di Cristo Gesù. Quella libertà unica che ci distoglie dalle cose di questo mondo, che ci legheranno più di prima. Ogni volta che rinunceremo a vivere il vero senso della vita. E mi piace concludere con un bellissimo pensiero di Gian Giovanni, che diceva: il sole non è mai così bello quanto nel giorno che ci si mette in comune. Oggi, in Cristo Gesù, viviamo questo nuovo sole.
Io prego il Signore da tutti i mali, concede la pace in questi giorni, la quale io nella tua misericordia verrò sempre libera dal peccato e sicura da ogni turbamento, nell'attesa che si porta la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gracias.
perdete mai la speranza, perché Cristo ha vinto il male e Cristo è veramente quella certezza che porta nella nostra vita. Ma vorrei fare anche un augurio speciale. L'augurio speciale voglio fare per chi da poco è diventato genitore, per le mamme in dolce attesa. Grazie. Grazie perché innanzitutto abbiamo bisogno della speranza e la nuova vita è sempre una grande speranza che ci accompagna in tutti noi. Cristo si fa dono nella speranza della nuova vita. Il Signore si